così allora, buongiorno a tutti, io sono Andrea Casotto e seguendo l'esempio dei relatori precedenti sono costretto a stare in piedi, anche se bisogna stare seduto, però credo che si sente meglio. E, allora, innanzitutto ringrazio l'Università di Roma III, il professor Carrese, la Chieta Angelelli e la Chieta Giovanna Martellata di Ispra, perché diciamo sono sempre sono propulsori sui temi del momento relativi alla mobilità sostenibile. Noi da tempo ci domandiamo come risolvere questioni legate alla privacy per la nostra attività, però francamente non mi era mai venuto in mente di organizzare un evento come questo, che è certamente un importante momento di riflessione. In prima persona noi ci troviamo in difficoltà e viviamo proprio come agenzia, e io in particolare, io vivo con un grande punto interrogativo nella testa, cioè l'attività che facciamo quanto necessita di una riflessione in materia di privacy. Faccio degli esempi semplici rispetto ai quali ho avuto delle risposte contrastanti, anche esilaranti. Allora, volevo fare solo una rapida premessa. Allora, voi sapete come mobility manager che noi vi mandiamo delle informative, e lo faremo sempre di più perché ora finalmente nella mia area è confluita anche la parte di comunicazione, quindi un minuto dopo che viene prodotto uno strumento informativo, sia su un Deplan, un comunicato, qualcosa sul sito, lo so finalmente in prima persona e quindi lo condivido con voi. Quindi con l'occasione vi pregherei di fare altrettanto. Faccio un esempio: adesso abbiamo mandato il Deplan sulla riorganizzazione della rimessa magliana, cioè di tutte le linee che finiscono alla rimessa di Magliana, l'abbiamo prodotto noi e quindi un minuto dopo ve l'abbiamo mandato. Non è un prodotto di interesse globale, però è sempre uno strumento di informazione. Allora, la prima domanda che ci siamo posti è: ma possiamo mandare questa mail all'architetta Martellato, che non mi ha autorizzato a questo invio? Perché giustamente la gran parte dei mobility manager è stata nominata prima dell'entrata in vigore del GDPR, e quindi questa domanda non ha avuto ovviamente una risposta in tempi brevi dai nostri uffici preposti, e io dal video ho detto: io la mando, perché comunque secondo la logica il mobility manager è stato nominato per un'attività e questa informativa è funzionale all'attività, cioè si deve occupare di mobilità sostenibile, io lo informo che in materia di mobilità succede qualcosa. Tema 2, nel tempo vi abbiamo inviato delle proposte che hanno dietro un sentore di business che non è così, cioè io ho sempre immaginato che il mobility manager non solo deve essere una figura centrale sulla materia della mobilità a Roma, e poi vi dico come ciò sta diventando realtà, ma intanto lo abbiamo sempre visto come un gruppo di un gruppo, forse di acquisto è un termine esagerato, però un grande gruppo di persone, perché Roma Capitale, Roma Servizi di Mobilità, Mobility Manager e i dipendenti sono un grande insieme che può diventare un veicolo importante di informazioni, cose che ci siamo sempre detti, però perché no? Potrebbe anche diventare un grande gruppo d'acquisto di prodotti di mobilità rivolto insieme a un distributore di biciclette pieghevoli, potremmo strappare un prezzo più basso che se ci andassi da solo. In quest'ottica io posso girare un'informativa di scontistica legata al mondo dei mobility manager? Secondo me no, però poi rivolgo agli esperti la domanda. E quindi questo tipo di offerte, tra virgolette, non le giro più in attesa che qualcuno mi dica che cosa devo fare, anche se me ne arrivano. Quindi questo è un argomento assolutamente attuale, no? Ho fatto due esempi semplici, ne faccio un terzo, che è legato al mobility management scolastico. Anche qui faccio un esempio spiritoso per farvi capire quanto quello che distinto io farei in un attimo invece non va fatto, quindi non bisogna seguire troppo l'istinto, o forse sì, forse non si crea troppi problemi. Allora, finalmente da quest'anno è partita l'attività del mobility management scolastico. Ora abbiamo 60 scuole, abbiamo capito come toccare il nervo scoperto delle scuole, perché fino
al 2007 non ci rispondeva nessuno. Adesso abbiamo capito che non bisogna scrivere al dirigente scolastico, bisogna scrivere al consiglio d'istituto dietro il quale ci sono i genitori, quindi il preside si sente costretto a dare una risposta perché è circondato. Noi gli scriviamo, i genitori dicono ma allora gli ha risposto e il preside è costretto a fare qualcosa. E il risultato è che abbiamo 65 scuole di cui la metà hanno nominato il community manager, quindi ora ci siamo messi nei guai e dobbiamo fare qualcosa. E la prima cosa che facciamo è l'attività più semplice, che poi vi farò vedere, semplicissima. Chiediamo alle scuole di mandarci l'elenco muto degli indirizzi dei ragazzi, cioè quando io scrivo mio figlio a scuola, l'elenco degli iscritti arriva all'istituto. Io ho chiesto all'istituto, che la prima e la più semplice attività di mobility management, per sapere dove stanno i dipendenti, dove stanno gli studenti, dove stanno, diciamo, i soggetti ai quali dare un servizio di mobilità migliore. E quindi dico, beh, semplicissimo, facciamo questa numero di punti, però vedete degli esempi, però adesso non vorrei entrare troppo nello specifico, facciamo vedere degli esempi, facciamo questa numero di punti e da questa possiamo dire quest'area qui potrebbe essere un bacino adatto a Carpuni, questo è adatto alla ciclabilità e via dicendo. Ora, avere un elenco muto di indirizzi non basta in materia di privacy, secondo me, perché sapere che il bambino viene da Frascati e nella scuola sa che da Frascati ne viene uno solo, praticamente sto dando l'indirizzo, perché non basta dire via Roma 5, ma tanto no, perché a Frascati via Roma 5 magari ce ne sta uno solo. Scopri, mi hanno fatto la battuta, scopri che quel bambino è il figlio di un arbitro che magari si è comportato in maniera diversa dal previsto sulla squadra Frascati contro il paesello vicino, e magari quel bambino può essere oggetto di ritorsioni per colpa mia. Cioè io, ho fatto tre esempi per dire quanto una materia può indirettamente entrare nel nostro lavoro. Allora, non vi dico le solite cose, quindi vado veloce. Il progetto del piano di mobilità aziendale è faticosamente sintetizzato in questa slide che ho fatto insieme con un convegno, quindi la faccio da prevedere di sfruttare il lavoro che ho fatto io per massimizzarne l'efficacia. A parte gli scherzi, comunque prevede il comportamento di un la mia modalità di spostamento in funzione delle mie esigenze familiari, non solo dell'origine della destinazione, ma come io mi muovo, quindi le esigenze familiari, lo sport, la distribuzione territoriale, la presenza di parcheggio. Quindi io faccio i miei ragionamenti da singolo microtrasportista e dico vado in macchina, sì, no, e vado in macchina solo con qualcuno, cioè io scelgo di muovermi con un terzo ragionamento che è basato su quello che farò dopo, su come faccio ad arrivare al luogo di lavoro. Il mobility manager sa quali possono essere le possibili azioni di mobilità sostenibile, cioè spingere sulla mobilità dolce, a piedi, in bicicletta, prendere l'autobus, fare carpooling, spingere sulla mobilità elettrica, si fa delle domande e prova a darsi delle risposte, cioè su cosa posso investire. Prima si è fatta la battuta, io tanto già ho deciso cosa fare nella mia azienda, non mi interessa fare indagini, forse può essere quella la soluzione migliore, però magari voglio spingere sulla ciclabilità come l'ha fatto alcune aziende, quindi faccio spogliatoi, metto lastrighiere, do i soldi, adesso nel senso incentivo la mobilità sostenibile, spingo sull'infomobilità, organizzo azioni per favorire il carpooling o metto colonie di ricarica. Ecco, io faccio tutti questi ragionamenti, ma questi ragionamenti non possono prescindere dalla redazione del piano di mobilità aziendale, che, per il quale noi diamo dei supporti che voi già sapete. Ecco, questo è un esempio di mappatura. Viene da una mappatura di uno scolastico, è la scuola Nino Rota che sta a Portuense, per la quale faremo il primo progetto di pedibus a costo zero, cioè spingiamo i genitori ad accompagnare i loro figli su una pista ciclabile che è inutilizzata, che è lunghissima peraltro. Questo è già un piano mezzo fatto, io dico sempre. Noi abbiamo le aree all'interno delle quali è possibile individuare dei bacini per fare carpooling,
quindi le zone più lontane dal punto di destinazione possono essere ottimali punti per organizzare equipaggi di carpooling, e le zone più vicine invece possono essere ideali per fare azioni di mobilità dolce, quindi a piedi o in bici. Ecco, quindi già questo strumento aiuta nella definizione delle azioni di piano. Ecco, questa localizzazione è un tema centrale sulla privacy, perché sicuramente ad ogni pallino il singolo compagno di classe o singolo collega è in grado di associare la persona, quindi non basta dire che l'elenco degli indirizzi è muto, basta, cioè è necessario bonificarlo. E qui, diciamo, per chiudere su questo tema, noi adesso abbiamo chiesto alle scuole, e lo chiede, forse con l'azienda è più facile, con le scuole è un pochino più complicato, abbiamo chiesto alla scuola di darci l'elenco degli indirizzi non solo muto, ma anche troncato, cioè non gli chiediamo il civico. In questa maniera, credo, poi rivolgo la domanda agli esperti, in questa maniera finalmente riusciamo a sterilizzare il dato e renderlo coerente con il GDPR. Ecco, andando avanti con gli strumenti, questo è un esempio di informazione strutturata e geolocalizzata. Quindi quando prima sentivo dire facciamo i progetti senza la campagna di indagini, non si può prescindere da usare in realtà strumenti, non dico così sofisticati, ma quantomeno simili. Faccio vedere queste due slide per far capire l'importanza di avere un dato strutturato e quindi risolvere il problema della privacy e entrare in possesso di questo livello di informazioni. Questo è sempre un'altra scuola, ma ne abbiamo fatte anche per aziende. E questa è la distribuzione territoriale della propensione all'uso del carpooling, anche condizionata, cioè il rosso no l'abbiamo cancellato, sì solo per andare, blu anche per tornare, anzi solo per tornare, verde in entrambe le direzioni. Quindi questa è la predisposizione a utilizzare un passaggio, e la stessa mappa è la predisposizione a dare un passaggio. Quindi è evidente che sovrapponendo le due mappe si individuano i bacini idonei per fare per favorire il carpooling. La stessa cosa è per la bicicletta, per esempio la predisposizione all'uso della bici, con questa mappatura si possono identificare le piste ciclabili. Allora, sono andato come al solito oltre il tempo assegnato, nella sostanza quindi la questione del dato, cioè la possibilità di disporre di un dato strutturato, georeferenziato, articolato e quindi geolocalizzato e posizionato, questa è una materia che va assolutamente risolta, va gestita in maniera corretta rispetto ai dettami della normativa sulla privacy, e ancora a monte chiedo all'esperta di darci un'indicazione su come io mi devo comportare con i 220 mobility manager, perché la prima domanda che mi sono posto è, chiedo a tutti voi di darmi uno svincolo in materia di privacy, un'autorizzazione per potervi mandare le informazioni funzionali alla vostra attività. La seconda domanda, per le informazioni pseudocommerciali che ho descritto prima, posso muovermi liberamente, quindi sto un po' sfruttando il convegno ai miei fini, che poi indirettamente sono anche i vostri, posso appunto per dare informazioni della tipologia descritta prima, posso muovermi liberamente oppure devo chiedere l'autorizzazione alla privacy. Per esempio, per l'iscrizione a questo convegno tutti noi abbiamo dovuto seguire una procedura complicata che adesso io copierò, io come al solito attingo alle buone pratiche. Siamo dovuti entrare in una pagina, cosa che noi normalmente non facciamo, cioè noi facciamo dare una mail e poi facciamo fotografie, altro argomento, facciamo riprese, le diffondiamo attraverso i nostri canali di informazioni, e anche qui la procedura che è stata adottata in questo convegno io la copierò, perché attraverso l'iscrizione io autorizzo la diffusione delle immagini, che per me sembra scontata, però non lo è.
Quindi ecco, ho fatto più domande di che dare risposte. Però per... era abbastanza corposo. Vabbè, d'altra parte io approfitto di ogni situazione e con l'occasione do qualche informazione ai mobility manager. Stiamo chiudendo il PUMS, il Piano Urbano Mobilità Sostenibile, che come sapete è lo strumento che da qui ai prossimi 10 anni conterrà il processo di sviluppo, cioè tutti i progetti di Roma Capitale in materia di mobilità saranno necessariamente inquadrati all'interno del PUMS, quindi non ci sarà altro intervento strutturale al di fuori di quello che è scritto sul PUMS, quindi quando sarà possibile distribuire il documento ve lo girerò. In questo documento, avendo scritto io la parte della mobilità sostenibile, ho inserito la figura del mobility manager in modo centrale, cioè per noi il mobility manager è quella figura che tutti conosciamo, cioè è la figura di riferimento per l'amministrazione e quindi avrà la possibilità di godere non solo di un canale preferenziale di dialogo con l'amministrazione, ma sarà anche un soggetto che porterà dei benefici all'azienda, cioè il piano di mobilità aziendale non sarà soltanto uno strumento progettuale finalizzato a migliorare la mobilità dei propri dipendenti o degli studenti, ma sarà quello strumento che consentirà all'azienda di godere dei benefici simili a quelli che sono i benefici energetici. Quindi il piano di mobilità aziendale si chiuderà con meno CO2 grazie agli interventi fatti e quella CO2 diventerà una riduzione del carico degli oneri fiscali o simili, cioè sarà un beneficio monetizzabile. Quello che io faccio lo misuro e mi consentirà di godere di un beneficio economico. Questa catena, che è un virtuosismo ambientale, diventa lo strumento attraverso il quale il mobility manager è in grado di far valere il proprio ruolo dentro l'azienda, perché cara azienda io non faccio solo progettini ma ti faccio risparmiare dei soldi e quindi quei soldi poi si reinvestono, insomma diciamo sapete voi quali sono le opportunità. Quindi questo è il tema centrale. Sapete che succederanno tante cose a Roma, no? Quindi gli interventi di regolazione della mobilità, la sosta, un progressivo contenimento degli accessi, e il mobility manager avrà gli strumenti per poter rappresentare le esigenze dell'azienda e poi avere dei crediti spendibili in materia di mobilità. Però il PUS non entra molto nel dettaglio, è il concetto fondamentale che il mobility manager diventa centrale nel percorso. Parliamo di cose invece che succedono oggi e poi chiudo perché sennò Chieta Angelelli mi picchia. Nella sostanza dell'immediato, entro marzo vi arriverà una lettera da parte del Dipartimento Mobilità e in questa lettera vi chiederemo una cosa semplice, indicarci le vostre esigenze di rastrelliere, come dicevamo tanto questa cosa che l'architetta Angelelli aspetta da tempo. Abbiamo finalmente trovato un accordo con il Dipartimento, cioè queste rastrelliere potranno essere posizionate a cura e spese dell'amministrazione non solo su aree pubbliche ma anche su aree private accessibili al pubblico, quindi parlo di un'università, parlo di una sede accessibile. Allora, io però ho chiesto una cosa in più, quindi non so se uscirà così la lettera, ho chiesto che il luogo sia chiaramente identificato, onde evitare che poi io devo passare la giornata a mesi a fare dei progetti. Quindi chiederemo al mobility manager di fare un rettangolino posizionato, due foto, in modo che sia univoco il luogo e l'amministrazione. Perfetto. No, però io non parlo solo dell'università, parlo magari ci possono essere delle aziende che possono avere un po' possono avere dei problemi a fare questa rappresentazione, ma per noi quello che chiediamo è foto aerea, rettangolino,
è una documentazione fondata, penso anche a team, no? No, noi chiediamo all'azienda di mandarci una scheda di richiesta che però dovrebbe essere una scheda motivata, nel senso la sede ha X dipendenti, Y frequentatori, dalle nostre indagini risulta questa domanda di mobilità in bici, e quindi la chiediamo qui e qui, cioè per Telecom può essere, faccio un esempio perché con il collega abbiamo parlato di questi temi. E quindi ecco, diciamo, questo è il primo esempio di collaborazione. Il secondo esempio, che lo conoscete, è quello relativo alle piste ciclabili, no? Tutte le piste ciclabili che sono state inserite nel piano di mobilità aziendale sono state messe in discussione per i progetti europei, quindi adesso, scusate, per i finanziamenti del Ministero dell'Ambiente. Ora con Primus, per esempio, realizzeremo due piste ciclabili, una che interessa strutture italiane, meno più, questa Bologna è entrato, cioè. Vabbè, quindi adesso faremo la pista ciclabile da Porta Pia a Termini e la pista ciclabile sulla circonvallazione Ostiense, mentre la rete di piste ciclabili che interessa Ispra è inserita nel collegato ambientale, quindi il collegamento fra la linea B e il bacino del... No, voi avete fatto la cosa più articolata, quindi attingiamo dal vostro progetto. No, no, anche quelle sono inserite. Però noi abbiamo lavorato tutto il progetto per unire delle piste ciclabili, sì, in modo che le università sono delle piste piccole che uniscono. Esatto, ed è. No, ecco, io volevo, senza entrare nel dettaglio, volevo sottolineare che il Mobility Manager per noi è il soggetto principale per trattare temi progettuali, insomma. Quindi quando si parla di finanziamenti del Ministero dell'Ambiente, noi li veicoliamo attraverso questa catena. Grazie per l'opportunità.